Cristian Galano è regolarmente convocato per il match infrasettimanale con il Brescia. Come si vede dalle immagini, l'attaccante era presente nella seduta di rifinitura di questa mattina allo stadio Adriatico Cornacchia. Galano ha sostenuto una ecografia che ha scongiurato qualsiasi danno di natura muscolare. Dunque ci sarà ed ha anche buone possibilità di partire dal primo minuto. Galano aveva accusato un piccolo fastidio all'adduttore a seguito del gesto col quale aveva realizzato il gol dell'1-0 con il Monza e poco dopo aveva chiesto il cambio per poi riposare nella seduta di scarico del giorno dopo. Dubbi invece sulla presenza dal primo minuto di Seter, che con il Monza ha giocato un numero di minuti più alto del previsto. Ha un po' di affaticamento e Breda potrebbe tenerlo inizialmente in panchina per poi farlo entrare nella ripresa. Torna Anzità nella lista dei convocati, non ci sono Busellato e Masciangelo, anche se l'esterno Mancino è praticamente ristabilito e sarà pronto per Chiavari. Se in attacco ci sono dei nodi da sciogliere, per il resto Breda dovrebbe confermare l'11 di sabato scorso. Una valutazione sarà fatta su Balzano, in caso di panchina, pronto Gut. Anche in casa Brescia, l'ultimo cambio in panchina ha dato dei risultati proficui. Con l'avvento di Davide Dionigi sono arrivate 2 vittorie interne e un pari esterno. 7 punti in 3 partite. Dionigi, che ha parlato dei progressi della squadra e di cosa si aspetta dal match dell'Adriatico Cornacchia. Ho avuto risposte su vari aspetti, non senza concentrarsi su uno in particolare. Di sicuramente, ed era quello che io ci tenevo di più, era l'aspetto mentale. Attenzione, di applicazione, soprattutto al di là di questo, di unione. La partita di Pescara è una partita di crescita, cioè è stato detto anche prima di giocare con la Reggiana, doveva essere la partita della svolta, ma non è questo oggi il nostro obiettivo. Dobbiamo continuare a fare risultati, no? Perché è una squadra che all'inizio campionato, onestamente, da quello che si leggeva, era stata allestita per provare un qualcosa di importante. Poi le vicissitudini non sta a me giudicarle, quello che è successo. Ha un allenatore preparato, un allenatore, un amico, un allenatore che sa quadrare bene le due fasi e in più ha queste individualità importanti e quindi è una signora squadra da affrontare. Osso duro il Brescia per il Pescara. Tra le mura amiche il Delfino ha 7 vittorie, 11 pareggi e ben 8 sconfitte. Negli ultimi 2 precedenti il Brescia ha violato l'Adriatico con risultati netti 0-3 nel 2017, 1-5 nel 2019, risultato che lanciò le rondinelle verso la Serie A e tolse il Pescara di Pillon dalla lotta per la promozione diretta. Ultimo successo biancazzurro nel 2016, 2-1 con reti di Lapadula e Memushai. Direzione di gara di Prontera di Bologna, con cui il Pescara non ha mai vinto in 3 partite, 2 sconfitte casalinghe con Crotone ed Empoli ed un pari 2-2 col Perugia lo scorso luglio, con errori clamorosi che penalizzarono i biancazzurri. Una direzione e una vittoria con il Brescia.